Allora, io avevo promesso di farvi vedere come realizzare il nudo che avete visto in alcune fotografie che ho postato. Allora, ho utilizzato questo, il Make Up Honey, quello di Aglia, che nel barattolino ha questo colore, sembra brutto, ma è fantastico questo cover. Rimane molto naturale e poi ho usato un costruttore Milky. Ho sopperito a questo perché Aglia ancora non ce l'aveva. Da qualche giorno è in assortimento nel sito. Ora io non ce l'ho ancora, ma appena lo avrò vi farò vedere e vi mostrerò anche il loro semicoprente quando mi arriverà, fra una ventina di giorni circa. Ora invece lo facciamo con questa combinazione, poi voi potete sostituire un qualsiasi altro semicoprente che avete sotto mano. Allora, su unghia naturale io faccio tutta la preparazione, arrivo alla base, dopo la base vado di cover. Questo è un costruttore, quindi faccio già una buona mezza parte di struttura, quindi se volete tirare lo smalto potete tirare lo smalto, ma io vado già creandomi quello che è la mia struttura, quindi vado un po' abbondantino. Eccoci, una volta fatto tutta la mia copertura del letto dell'unghia, catalizzo. Io qua faccio veloce perché non ho i tempi materiali per stare tutto il tempo. Questo, se avete la LED, no, questo non è LED, questo è solo UV. 120 secondi e poi vado a prendermi il mio costruttore semilatte e vado a fare la mia bella struttura. Che va anche un pochettino a smorzare quello che è il colore sotto. Adesso faccio tutta la struttura. Eccoci. Ho ricoperto, ho fatto la mia struttura con un Milky e vado a catalizzare. Catalizzate i tempi del vostro gel a seconda della vostra lampada. Se avete un gel LED fate prima, se avete un gel UV, i classici 180, in teoria dovrebbero essere un po' per tutti i 180. Ok, limato, ho fatto tutto. Tanto è inutile che vi faccia vedere a limare una tip. Andiamo a lucidare. E otteniamo un color naturale. Spesso a volte, anzi ultimamente, viene chiesto parecchio. Evidentemente le copertine dei giornali e quant'altro riportano questi colori. Queste unghie super naturali e potete farlo con la mescolanza di un cover più un semicoprente che può essere latte o quello che volete voi e si ottengono questi color nudo. Spero che vi sia stato utile, al prossimo video. Ciao!